9 marzo 2019 è una data da scrivere negli annali delle Mixed Martial Arts, perché segna l'appuntamento numero 5 di Bellator Fighting Championship a distanza di 10 mesi esatti dall'ultimo Bellator, quello che prese luogo al Fabrique di Milano. Quest'oggi commentiamo il main event di questa bellissima card. Lo farò come sempre assieme al massimo esperto di Mixed Martial Arts in Italia, in Europa, nel mondo, Fabrizio Fortuna. E grazie Luca Lotrecchiano, sempre troppo buono, ma direi che i veri complimenti vanno fatti all'organizzazione, al matchmaking di questo quinto evento, che vede il suo culmine con quello che è diventato in corso d'opera sostanzialmente il main event, ovvero Danilo Belluardo contro Denilson Neves de Oliveira, come dicevi tu prima, che è proprio quest'ultimo ad entrare in questo momento. E siamo per il titolo dei pesi leggeri. Esatto, titolo vacante che verrà conteso tra questi due signori qua. Il primo, Denilson Neves, detto anche Trator, non stento a immaginare da che cosa derivi questo ring name, anche se non ne ho la certezza. Lui ha un record di 15 vittorie e 7 sconfitte, brasiliano, viene da Rio de Janeiro, ha 23 anni, alto 175 centimetri e appartiene all'RD Champions. Di contro avrà Danilo Belluardo, che tanto ci ha fatto sognare, che tanto ha impressionato nelle apparizioni precedenti anche in Venator. È uno dei prospetti migliori che abbiamo in Italia in questa categoria di peso, quella appunto dei leggeri al limite dei 70 kg. Danilo Belluardo, dopo aver ottenuto un'ottima vittoria, credo fosse sempre il main event dell'ultimo Venator, quello della Fabrique di Milano, quest'oggi vuole un'altra vittoria per continuare a sognare in grande, visto che tante voci girano su questo cognome. Danilo Belluardo nemmeno ha smentito più di tanto queste voci, vuole raggiungere le big promotion, e chissà che il Venator non possa essere nuovamente un trampolino di lancio verso l'America delle Mixed Martial Arts. E speriamo, visto che lui recentemente si è andato ad allenare anche al team Alpha Male, che è ritornato da Uriah Faber, Saint Knockout, sparring partner, quindi nome importanti per lui, proiettato già oltreoceano da tanti addetti ai lavori, Danilo Caterpillar Belluardo, quindi sostanzialmente lui avrebbe un trattore contro il Caterpillar. Sì. Titolo vacante dei pesi leggeri. Perché titolo vacante? Il titolo vacante lo ha reso un suo compagno di team, Leonardo Zecchi, che lo ha voluto lasciare per provare l'assalto al titolo dei pesi piuma, sempre nel corso di questa stessa serata contro Tony Fox. Purtroppo il match non gli ha dato ragione, ma sarà Belluardo che vorrà comunque riportare sempre a casa stabile fight team, vediamo sulla sinistra dei teleschermi proprio Filippo Stabile, riportarlo quindi in questo team, comunque questo titolo, certo passato di mano in mano, quindi da un atleta, da un compagno di team all'altro, ma sarà questo lo scopo questa sera di Danilo Belluardo, oltre che segretamente, questo adesso lo possiamo dire un po' dietro le quinte. Arriva decisamente con una carica emotiva maggiore, perché anche da una sua potenziale vittoria a questo incontro ne va del tanto discusso futuro oltreoceano che abbiamo citato prima. Noi ovviamente amanti del tricolore, patrioti e altri del nostro patriottismo, glielo auguriamo. Danilo Belluardo deve però impressionare noi e i tre giudici presenti ai tre lati opposti della gabbia o dell'ottagono. Ed eccoci, ora parola al presentatore particolare d'eccezione di questa serata, Frank Merenda. Al limite delle 155 libbre, sulla durata di 3 round da 5 minuti. Questo match è offerto da Ortofan Pro. Vi presento l'atleta all'angolo blu. Viene dal Brasile e si allena e rappresenta il Carson Gracie Team. Con un'altezza di 172 centimetri, un peso di 153,3 libbre, un'età di 23 anni, ha uno score professionistico di 15 vittorie e 7 sconfitte. E il suo nome è Denilson Trator Neves de Oliveira.
E all'angolo opposto della gabbia ottagonale, all'angolo rosso, viene da Milano e si allena e rappresenta lo Stabile Fight Team con un'altezza di 180 centimetri, un peso di 154,4 libbre, ha 24 anni e ha uno score professionistico di 11 vittorie e 3 sconfitte. Date il benvenuto a Danilo Caterpillar Belluardo. Arbitra l'incontro, questa volta davvero, Lorenzo Spoto. Arbitro dell'incontro Lorenzo Spoto, main event, vi ricordo, di questa bellissima serata targata Venator Fighting Championship, episodio numero 5, evento uno dei più longevi in Italia, uno dei più seri, uno di quelli che sforna talenti su talenti. Noi non vediamo l'ora di commentare questo main event, impegnato il nostro Danilo Belluardo, eccolo qui, spalle ai nostri, al nostro teleschermo, alle telecamere, alla destra invece lo sfidante Neves, prima fase di studio. Vi ricordo che anche per quanto riguarda questo titolo e il main event si svolgerà sulla lunghezza di 3 riprese da 5 minuti. Esattamente così come per tutti i match titolati voluti direttamente da Frank Merenda. Bellissima questa transizione di Danilo Belluardo, sì, che ricordiamolo non è nuovo al palcoscenico di Venator, avendo combattuto già 4 incontri con 3 vittorie e una sola sconfitta. Debuttante, lo abbiamo detto prima, Neves, nonostante la mole di match e quindi di esperienza che ha alle sue spalle. 15 vittorie e 7 sconfitte. Mi stanno dicendo di cinturare le gambe dopo un buon tentativo alquanto anche efficace di double leg. In qualche modo però Neves è riuscito a riportarsi in posizione eretta, anche se Danilo però non va ad abbandonare questa idea. Certo, è passato da un double al single leg e questa si è rivelata una scelta giustissima, perché è riuscito a guadagnare un'ottima posizione di controllo laterale. Deve in questo caso stabilizzare Danilo Belluardo, ci riesce in qualche modo, anche se difende piuttosto bene Neves. Se n'è andato il primo minuto e mezzo, tutto a favore di Danilo Belluardo. Ottima, buona questa transizione, riesce a superare l'ostacolo del braccio. Adesso da qui potrebbe andare a lavorare per la schiena. Vediamo che cosa succederà. Deve mettere un gancio, Danilo Belluardo ci riesce. Mette il primo gancio, chiude bene. Buoni movimenti anche da parte di Neves. Una strategia davvero molto di fino quella di Belluardo, che non gli sta lasciando un millimetro realmente, e si ritrova lui a fare pressione a parete, invitato da Spoto all'azione, cambia immediatamente livello per un double leg, anche se si deve stare attento perché è caduto nella ghigliottina di Neves. Sembra essere forse particolarmente chiusa, perché non notiamo molta preoccupazione, anzi addirittura ha tirato fuori anche la lingua per umettarsi un po' le labbra, per recuperare forse salivazione, ma indice che non è realmente in una fase di codice rosso, caro Luca. Assolutamente no, anche se comunque deve prestare attenzione a ciò che fa Neves, che può continuare a lavorare comunque per aggiustare il tiro da questa posizione. Vediamo quale sarà la scelta di Belluardo. Entrambi i fighter mi colpiscono, sai perché, Fabrizio? Perché comunque, nonostante la fase di lotta, stanno mantenendo una calma siderale. Sì, una calma che denota anche un controllo della respirazione davvero da professionisti, cosa che questo evento, questa card e questi due atleti nello specifico sono davvero di un livello pazzesco. Stesso tipo di lavoro da parte di Danilo Belluardo, che sta scoprendo piano piano le sue carte, vuole portare a terra e lavorare un po' di grappling contro Neves.
che per il momento però se la sta cavando piuttosto bene nella fase di difesa. Di difesa a parete, sì. Diciamo sta ottimamente difendendo i tentativi di cambio di livello di Belluardo, forse a volte anche in maniera vagamente scomposta, infatti li argina, ma non è che riesce a cambiare posizione, a migliorare la sua, anzi Danilo Belluardo ormai siamo, vedi, a 40 secondi dalla fine del primo round, gli è rimasto deve stare attento però a questa presa Kimura, deve stare molto attento. Beh, ha una cintata anche fin dietro la schiena, quindi potrebbe essere messo in una posizione, esatto, deve essere, vedi, molla la presa, una posizione scomoda quella per tirare realmente una Kimura. E dicevo, dall'inizio del round, ormai praticamente è finito, sono a 15 secondi dalla fine di questo primo round, è rimasto nella stessa posizione per tutto il round. Quindi bene per Neves, ma non benissimo. Ai meriti del regolamento, direi che questo è un 10-9 questo primo round a favore di Belluardo, portato a casa con relativa semplicità. Relativa semplicità, ma anche molta esperienza e intelligenza, secondo me, Fabrizio, perché comunque aveva capito che quello poteva essere la chiave per vincere il primo round, oltre che per sviluppare il suo game plan nel primo round, e si è accontentato, se così si può dire, di portare a casa un terzo di risultato. Esattamente, esattamente. Vediamo in questo secondo, e ricordiamolo, Luca, penultimo round del match titolato, siccome da volere direttamente di Frank Merenda, i match titolati ad oggi in Veneto sono ancora sulle 3 riprese da 5 minuti, quindi un'azione anche nei match titolati molto più veloce, si entra subito nel vivo, le fasi di studio, salvo qualche caso specifico, ma sono davvero ridotte all'osso. Se sia l'angolo, diciamo anche i giudici, ma soprattutto l'angolo di Neves ha letto questo primo round come noi, sicuramente dovremmo vedere un cambio di marcia in aumento da parte di Neves, quantomeno per, se non si arriva a nessuna conclusione prima del limite, per ristabilire alla potenziale fine del secondo round una parità agli occhi dei giudici. Staremo a vedere, si incomincia adesso. Neves prova in maniera anche abbastanza larga assaggiare la distanza con le braccia. Belluardo anche mette qualche colpo, un ottimo overhand che raggiunge il bersaglio, rimane però in linea Neves, prova un double leg, ribalta la situazione a parete Neves da quel double leg non andato a segno di Belluardo. Ha provato una manovra particolare mettendo un braccio dietro la gamba per girare sulla schiena, una cosa che ha provato anche letteralmente da schiena alla parete, quindi anche da seduto, la tecnica invece viene fatta in maniera esplosiva anche da in piedi, come aveva provato appunto Belluardo. Ritorna però nella posizione della lo proietta anche nella esatta posizione del primo round, quindi schiena a parete, e invece qui capitalizza anche una proiezione, si trova on top ma in mezza guardia. Vediamo se riuscirà, chi dei due riuscirà a migliorare prima la propria posizione. Preferisce andare avanti con il ground and pound e anche una chiusura brabo choke che potrebbe anche diventare una anaconda choke, no, però gli va quasi in monta, quindi preferisce, più mettendosi su un fianco, optare per una brabo choke, quindi comunque un soffocamento testa a braccio. Forse sta lavorando troppo molto largo. Bene, no, abbandona l'ipotesi della brabo choke, rientra nell'ordine delle idee della single leg, ha afferrato la gamba di Neves, adesso lo vuole proiettare, ci riesce come sempre ha fatto fino a questo momento, prova a scaricare un po' di colpi direttamente sul volto, visto che adesso ha prediletto molto di più la lotta rispetto allo striking. Possiamo dire, Fabrizio, oramai quasi a metà di questo match completo, salvo sorprese, che quantomeno nel grappling il vantaggio è tutto dalla parte del nostro Danilo. Eh sì, ma anche nel wrestling, direi, visto queste
continue pressioni a parete e anche proiezioni, ecco, forse qui un altro. Ci riprova. Già ci ha provato nel primo round e Danilo aveva difeso benissimo. Deve stare molto attento perché vuole migliorare la posizione. Riesce a prendere la monta, vediamo come se riuscirà a difendere Danilo. Prova a mettere le braccia per creare spazio e di conseguenza per respirare. Ci riesce anche, sì. Mette un gancio, molto bene, molto bene. Abbandonato con la ghigliottina in favore di dare la propria posizione. Non è sembrato mai davvero in difficoltà, quantomeno a giudicare dalle espressioni facciali, da quello giusto ci possiamo rendere conto noi da questo lato del microfono. Non sembrava mai realmente in difficoltà Belluardo su queste due ghigliottine in due round diversi che sembrano realmente ben chiuse. Ora è Neves che prova a sradicarlo da terra, ma qui non tutti se ne sono accorti. C'è stato un po' di pasticcio da parte di Neves, ma c'è stato un ottimo lavoro difensivo da parte di Danilo. Ha sfruttato l'unico errore compiuto da Neves per difendere e mantenere la pressione sul suo avversario senza dover subirla. Dicono di colpire dall'angolo, sentiamo la voce di Filippo Stabile. Rimane avvinghiato sulla gamba Belluardo, ancora un minuto per poter lavorare, lo vuole sbilanciare nuovamente, infatti va ad agganciare la gamba più lontana, quella che aveva fatto base. Molto strategico come match. Sì, giocato proprio molto di fino, molto di esperienza, molto su dei movimenti. Mamma mia, Belluardo, come è uscito da un'altra presa in ghigliottina, rotolando su se stesso e poi ponendosi comunque in side control. Mamma mia, anche solo questa azione fosse per me, gli varrebbe il round. Calo Luca, ha fatto davvero un qualcosa di pazzesco. Qualcosa di pazzesco come un po' anche tutto il secondo round, tecnico ed efficace. Probabilmente gli verrà assegnato un altro 10-9. Se così fosse, se fosse per ritirare ciò che dico, Fabrizio, l'ultimo round sarebbe decisivo e avrebbe una sola chance per Neves. Una duplice, sottometterlo o mandarlo KO. Esattamente così. Diciamo che se tutto rispetta, insomma, secondo i nostri piani, è un secondo 10-9 in favore di Belluardo, quindi il titolo leggermente più vicino tanto a Belluardo quanto nuovamente allo Stabile Fight Team. Ricordiamo che questo è il titolo dei pesi leggeri del Venator Fighting Championship, titolo lasciato vacante da Leonardo Zecchi, che ha voluto provare l'assalto al titolo dei pesi piuma. Zecchi che si allena sempre allo Stabile Fight Team e quindi sapeva di lasciarlo pronto per l'assalto di un compagno di team, un compagno di team poi ottimamente preparato come Danilo Belluardo. Match che crediamo di non esagerare per nulla a definirlo internazionale, visto anche la mole dei match e il valore di Neves, di Denilson Neves, che è vero nei primi due round non ha, diciamo, fatto una grandissima figura tecnicamente parlando nei confronti del nostro Danilo Belluardo, che invece ha dimostrato un livello di wrestling davvero notevole, ma anche, come ho sottolineato prima, un'evasione da un'altra presa, da un altro setup per una ghigliottina davvero eccellente. Quindi match strategico, vediamo che cosa ci dirà questo terzo e ultimo round. Eh sì, siamo all'ultimo capitolo, Fabrizio Porconi, di questo lungo libro bellissimo intitolato Venator Fighting Championship numero 5. Siamo prossimi ai titoli di coda, ma dobbiamo gustarci il finale. Speriamo avvincente, ma i presupposti sono davvero buoni perché Danilo Belluardo sta ben figurando contro Neves, dovrebbe essersi aggiudicato i primi due parziali anche piuttosto nettamente. Adesso manca l'ultimo sforzo, gli ultimi 5 minuti scarsi, 4 per l'esattezza, dopodiché potremmo riportare in casa Stabile la cintura dei pesi leggeri, quella dei 70 kg.
e chiudere, come dicevi te, quest'ottimo libro che è il Venator Fighting Championship 5, dove vi invitiamo ad andare a recuperare anche tutti gli altri match direttamente sulla pagina venatorfc.com, così da gustare appieno una delle card memorabili del Venator, che è stata questa quinta edizione. Per ora invece, tornando al match, è Denilson Neves che prova a fare pressione, anzi fino a questo momento insomma sta tenendo spalle alla parete Belluardo, che se può permettersi il lusso, sì, di gestire un po' il match. Proiezione, una proiezione buona, ci riesce, vediamo che cosa si inventerà. Prova a pensare una presa Kimura, Belluardo si rialza in piedi, 3 minuti scarsi, finisce nuovamente a terra. Ci aspettavamo comunque un exploit di Neves, che deve tentare il tutto per tutto. Esatto, esatto, vuole mettere i ganci, vuole finire prima del limite il match. Anche il suo angolo ha capito che i primi due round potrebbero non essere andati a suo vantaggio, quindi deve sicuramente mettere la quinta. Invece, dovesse finire comunque ai punti, si può anche permettere addirittura a Belluardo di perderlo questo round, avendo, se tutto verrà confermato dai giudici, avendo vinto i primi due. Quindi matematicamente può permettere di allentare leggermente la pressione che ha fatto nei primi due round. ...1.53 sul cronometro. Adesso è Danilo che prova a fare il compito della giornata, quello del double leg e del single leg. Fino adesso è ampiamente sopra la sufficienza, anzi quasi una media dell'8, direi io, per quanto riguarda sì, il compito del double leg. Eccolo qua un altro. E ci riesce, vuole anche fare una... vuole cinturare le gambe, come in pieno stile Khabib, esatto, Nurmagomedov. Esatto, diciamo, reso più evidente ai più da Khabib Nurmagomedov, ma insomma ai danni di McGregor. Una pratica davvero notevole. Eh sì, una pratica anche comune per quanto riguarda i lottatori, che in questo modo vanno ad impedire qualsiasi tentativo di fuga bloccando le gambe dell'avversario, che in questo caso però riesce in qualche modo, in maniera un po' scomposta, a fare qualcosa quantomeno Fabrizio. Ma è bravo, è impeccabile Danilo Belluardo a ripetere esattamente la stessa tecnica, che gli porta vantaggio e gli permette poi di consumare anche tempo sul cronometro. 40 secondi, ci accingiamo a vivere gli sgoccioli di questo lungo racconto. Venator Fighting Championship numero 5, mezzo giro d'orologio, e la storia è la stessa, c'è un protagonista, quello che si chiama Danilo Belluardo, che sta praticamente dominando e vincendo tutti i suoi mostri. Diciamo che sta chiudendo il match nella maniera che ci si aspettava Belluardo. E arriva il suono della sirena, finisce qui, indica e fa il gesto già dalla cintura Danilo Belluardo, mentre la regia prontamente ci va a mostrare quelli che sono gli highlights, i momenti salienti di tutto il match, dai quali si può vincere con facilità, che l'andamento è stato uno solo, un senso unico nel quale Danilo Belluardo piano piano ha messo da parte il suo avversario. Adesso il verdetto ufficiale. Un grande applauso per entrambi questi atleti che hanno combattuto per la cintura. Andiamo ora ai cartellini. 30-27 Belluardo, 29-28 Belluardo, 30-27 Belluardo,
nuovo campione per decisione unanime di Venator FC. Ed era sì, ipotizzabile, nuovo campione dei pesi leggeri del Venator FC, Danilo Beluardo, che va a prendersi questa importantissima cintura. Chissà che cosa riserverà il futuro per lui. Questo è il nuovo campione, questo è Venator Fighting Championship. Io ringrazio come sempre Fabrizio Forconi. Io ringrazio te, Luca Lodocchiano, per l'ottima professionalità che ci metti sempre, con la quale ci conduci sempre nel mondo dell'MMA. E vi consiglio di ascoltare fino alla fine l'intervista in questo frangente, perché ci sarà un piccolo twist finale. Grande emozione anche per te, insomma, vincere questo titolo, un titolo importante che in qualche modo rimane sempre in casa, visto che rimane nel tuo team, nello stabile team. È stata una strategia voluta quella di portare a terra un brasiliano? L'avevi studiato, lo conoscevi? Non lo conoscevo, l'ho studiato come fanno tutti, però diciamo che sono andato dove sono più forte, cioè per lo stile che ho, secondo me potevo fare anche benissimo con una cintura nera, che sarebbe andato allo stesso modo. Sei uscito da due ghigliottine, in realtà forse anche tre probabilmente. Ti sei mai sentito in difficoltà in qualche frangente lottando a terra con lui? In realtà avevo sempre le mani ben salde sul suo braccio, quindi non ho mai sentito il soffocamento. Poi ragazzi, posso dire una roba? Io a un mese dal match mi sono infortunato la mano ed ero lì per far saltare l'incontro, però ci ho creduto fino alla fine. Maniero, vieni qua. Un secondo. Questo uomo mi ha curato fino alla fine e mi ha portato al match al 100%, quindi è grazie anche a lui che ho vinto oggi. Poi volevo ringraziare tutto il mio team, Filippo, Garagiola, Andrei, Doda, Perillo, il mio manager americano, Geso. E questo è solo l'inizio, ragazzi. È una promessa, l'avevo promesso una volta a Predator che sarei arrivato a 12-3 e prometto di arrivare a 23. Allora Danilo, visto che è solo l'inizio, in realtà abbiamo una dichiarazione estemporanea per te. Faccio entrare Tony Fox, che vuole dirti una cosa. Danilo falou che se tivesse un faixa preta qui, ia acontecer a mesma coisa. Então eu desafio ele a lutar pelo cinturão dele, eu desafio a disputar com ele uma luta aqui, correndo o cinturão, meu ponto dele. Ha detto Tony che, visto che sono entrambi campioni, Danilo ha detto che secondo lui una cintura nera avrebbe fatto la stessa cosa. Tony lo sfida per la prossima volta al titolo per l'unificazione qui. Ci vediamo in UFC allora. Ci vediamo in UFC. Danilo Beluardo!